I conchiglioni ripieni al forno, buonissimi! In un tegame versiamo l'olio extravergine di oliva. Facciamo soffriggere l'aglio, la passata di pomodoro, l'acqua e così recuperiamo tutta la passata. Il sale, mescoliamo, facciamo cuocere a fiamma bassa. Adesso in una padella versiamo l'olio extravergine di oliva. Facciamo soffriggere l'aglio. Versiamo la carne tritata. Sale. Sfumiamo con il vino bianco. Togliamo l'aglio. È ben rosolata, spegniamo e facciamo intiepidire. Il sugo è pronto, spegniamo. Che profumino! In una ciotola mettiamo la ricotta. La carne tritata. L'uovo, metà mozzarella a dadini, il pecorino grattugiato, il prosciutto cotto a dadini. E mescoliamo! Il composto è pronto. L'acqua bolle e saliamo. Caliamo la pasta. Cuociamo la pasta a metà cottura nei minuti indicati sulla busta. Abbiamo scolato la pasta, la facciamo intiepidire. Mettiamo il sugo sul fondo della pirofila. Con un cucchiaino riempiamo i conchiglioni. Riposizioniamo nella pirofila. Ah, ma quanti conchiglioni! Non vediamo l'ora di assaggiarli! Mettiamo il sugo sui conchiglioni, la mozzarella, il parmigiano grattugiato. In forno statico preriscaldato a 200 gradi. Dopo 30 minuti di cottura, passiamo altri 5 minuti al grill. I conchiglioni sono pronti, voi regolatevi sempre in base al vostro forno. Ah, fantastici! E Sono pronti! adesso la prova assaggio! Con il ripieno. Che buono! Buonissimo. È Sì. fantastico! 280 Ed ecco gli ingredienti per 4 persone! grammi di conchiglioni, 600 grammi di passata di pomodoro, 400 grammi di ricotta, 200 grammi di carne macinata mista, 70 grammi di prosciutto cotto, 200 grammi di mozzarella, 50 grammi di pecorino grattugiato, 30 grammi di parmigiano grattugiato, un uovo, mezzo bicchiere di vino bianco, aglio, sale, olio extravergine di oliva.